C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Ho solo 29 anni, ma va bene uguale. Sandra Moroso è una persona speciale. Oltre ad essere una voce incredibile, è un'amica ed è diventata amica all'istante. È una persona che mi emoziona anche quando non canta. Ed è una persona generosa, dote rara nel mondo degli artisti. Che figata! Ho scoperto Luca Bianchini, che è l'autore di questo bellissimo libro, quello che diventerà un bellissimo film, Dio che amo solo te, circa 7 anni fa, e adesso insomma mi ritrovo qui. Un set meraviglioso con delle persone meravigliose, molto emozionante perché io non ho mai pensato nella mia vita di poter partecipare facendo quello che poi io amo, che è cantare. Quindi quando la prima volta Luchino mi ha detto: Ale, il libro Io che amo solo te sta diventando film. Ho detto: wow, che figata, sono felicissima per te. E lui mi ha detto: sì, però vorrei che tu cantassi appunto Io che amo solo te, perché la parte, insomma, mi avevo spiegato la parte che dovevo andare ad interpretare, sempre cantando ovviamente, anzi che dovevo andare a riempire, colorare. E io ho iniziato a gridare al telefono, tipo: oddio, non ci credo, devo chiamare mia madre, il mio miglior amico, devo fare un casino di cose. Lui dall'altra parte non ci poteva credere, era rimasto secondo me con gli occhi così, non sta molto bene, non c'ha molta nigna nel cervello, però è stato per me una grande emozione e adesso sono qui. L'iniziativa magari la potresti prendere tu facendo avanti, no? Porgendo la mano, cioè dire: vabbè, mo questo ghiaccio lo rompo io, dai, facciamo questo ballo. Lei è... A un certo punto nel film noi abbiamo questa scena di ballo, che è la scena più romantica del film, tra Ninella e Don Mimì, che deve assolutamente emozionarci. E allora abbiamo deciso che non solo avrebbero ballato sulle note della canzone Io che amo solo te, ma sarebbe stata cantata da un cantante sul palco. Ci piaceva, essendo entrambi sia io che Luca fan di Alessandra, ci sarebbe molto piaciuto avere quella voce lì, quell'interpretazione lì, quel mondo lì. Lei, devo dire che è stata meravigliosa, perché l'abbiamo chiamata e lei nella prima telefonata ha detto sì, lo faccio, e ce l'ha cantata al telefono. Per cui mi sembra una cosa quasi predestinata. Aspetta, set per l'azione, Ale, scusami, pronti e... Buono. Azione! Io non sapevo gli altri. No, ho capito bene allora. Io sono andata con la musica, ma non avevo. Marco Ponti è una persona bellissima che mi ha messo a mio agio e che ha cercato di farmi capire che si può fare per la serie. Tu lo puoi fare. Mi hanno lasciato molto serena e tranquilla di fare quello che comunque io amo fare nel modo in cui lo amo fare. E comunque interpretare una canzone così, piena di significato, ricca, e ha visto diverse generazioni, non è facile. Poi è stata cantata da grandi artisti, ha avuto tante versioni, quindi un po' c'era la paura, no? E invece è venuto tutto così naturale, spero sia piaciuto, insomma. La musica tende sempre a colorare dei momenti e tante volte magari si pensa che nel film sono
possono essere, magari anche a me è capitato pensare, no? Fanno finta di commuoversi, fanno finta di piangere, fanno finta di... E invece io, per quel piccolo che ho fatto, che per me è tanta roba che non vi potete neanche immaginare, è stata la cosa più grande che abbia mai fatto, e è stata un'emozione diversa e unica, perché ero proprio piena, anche quando l'ho fatto nel momento che era solo mio, quindi con diverse inquadrature, quando magari la situazione doveva essere più fredda e invece non lo è stato. Quindi è bello che magari nel cinema io possa aver capito di quanta emozione, di quanta energia c'è e quanto può essere una scena vera, unica ed emozionante. Wow.